Buongiorno a tutti. Vi parlerò particolarmente della patologia mammaria benigna. Questo è il mio conflitto di interesse. La patologia mammaria benigna è una patologia frequente e soprattutto dell'età fertile. Si distingue principalmente in base al tessuto in cui origina, quindi il tessuto epiteliale può dare origine a papillomi intraduttali, il tessuto connettivale a fibroadenomi, entrambe le componenti possono dare malattia fibrocistica, oppure vi possono essere patologie infiammatorie o infettive come gli ascessi o le mastiti. La classificazione standard che si ha della patologia benigna mammaria comprende in realtà le lesioni non proliferative della mammella, che sono le più frequenti, le patologie proliferative senza atipia e le lesioni proliferative con atipia, che sono in realtà le più rare. Le lesioni non proliferative, che sono quelle che frequentemente vediamo nei nostri ambulatori, quindi le cisti mammarie e l'ectasi aduttale, non sono correlate a un aumento del rischio di carcinoma mammario. Quelle proliferative senza atipia, come il radial scare, l'adenosi sclerosante, il papilloma intraduttale o l'iperplasia aduttale, determinano un lieve incremento del rischio di carcinoma mammario rispetto alla popolazione generale. Le lesioni proliferative con atipia sono quelle più rare, abbiamo detto, ma sono anche quelle che conferiscono un rischio notevolmente più incrementato, quindi di circa 4-5 volte fino a 10 volte quello della popolazione generale. Sono l'iperplasia aduttale atipica, la lobulare atipica e il papilloma con atipie. L'aumento non è rivolto soltanto alla mammella omolaterale, ma anche a quella controlaterale. Questi dati sono confermati da questa metanalisi di 34 studi retrospettivi, che quindi vede un incremento del rischio di carcinoma della mammella nelle donne che hanno una patologia mammaria benigna. Il rischio non è significativamente aumentato per le lesioni non proliferative, dunque, ma per quelle senza atipia di circa 2 volte, quindi un rischio relativo di 1,7, e di quelle con iperplasia atipica di circa 4 volte. Oltre a questo si aggiunge il discorso sulla densità mammaria, che è un fattore sicuramente importante nell'incrementare il rischio di carcinoma della mammella. Vediamo appunto nella figura una mammella non densa alla vostra sinistra e una mammella densissima invece in fondo a destra. In questo studio di TICE, su 42.000 pazienti del Breast Cancer Surveillance Consortium, sono stati riscontrati 1.350 casi di tumore della mammella nei 6 anni di follow-up e si è visto che proprio nelle pazienti con iperplasia atipica e seno estremamente denso il rischio era molto elevato, quindi di 5 volte, rispetto agli altri sottogruppi. Che cosa sta alla base della patologia benigna mammaria? Sicuramente una disregolazione a livello ormonale e questo studio greco in particolare è andato ad analizzare proprio i valori sierici di estrone, estradiolo, testosterone e anche di altri ormoni e ha visto una tendenza ad avere livelli più elevati di tali ormoni proprio nelle donne che hanno una patologia benigna mammaria, soprattutto nelle donne in peri e in postmenopausa. Questo è spesso fonte di preoccupazione per la donna che decide di intraprendere o meno una terapia con contraccettivi orali. Quindi ci siamo chiesti quale sia il ruolo dei contraccettivi orali stessi sulla patologia benigna mammaria. Gli studi purtroppo sono piuttosto vecchi, sono condotti quindi su preparati molto diversi rispetto a quelli che impieghiamo attualmente e anche i dosaggi erano estremamente più elevati rispetto a quelli attuali. Si è visto, appunto, dai pochi studi disponibili che i contraccettivi orali sembrano proteggere, dalla patologia benigna mammaria, sebbene i dati siano un pochino discordanti. In particolare, quindi si è visto che il rischio di fibroadenoma o di malattia fibrocistica sembra essere ridotto con l'impiego di contraccettivi orali.
Questo può essere, si è visto soprattutto che l'effetto è protettivo per quanto riguarda la patologia benigna senza atipia, quindi quella che dicevamo non essere collegata molto al rischio di carcinoma mammario. E questo può basarsi sul fatto che il progestinico possa agire come mitogeno sul tessuto trasformato, ma agire come antiproliferativo su un tessuto invece normale. Questo è uno studio francese piuttosto datato che è andato a valutare quindi proprio l'effetto dei contraccettivi orali sul rischio di patologia benigna mammaria in relazione all'età, all'impiego dei contraccettivi rispetto alla prima gravidanza a termine. E si è visto che i contraccettivi sembrano quindi ridurre il rischio di malattia benigna della mammella non proliferativa se impiegati per lungo tempo prima della prima gravidanza. In questo studio invece di Rohan, sempre del 99, si è visto che i contraccettivi orali riducono significativamente il rischio di patologia mammaria proliferativa senza atipia, soprattutto se impiegati per lunghi periodi, quindi superiori ai 7 anni, mentre invece non vi era una correlazione significativa con la patologia mammaria con atipia. In questo update dell'Oxford Family Planning Association Contraceptive Study si è vista una riduzione significativa nel rischio di ospedalizzazione per fibroadenomi o per malattia fibrocistica nei pazienti recent o current users di contraccettivi. Questo tanto più il contraccettivo viene impiegato per lunga data. Tutti i preparati sono risultati efficaci nel ridurre il rischio di patologia benigna mammaria, ma non i preparati contenenti solo progestinico. Questo è il fatto di avere un fibroadenoma, una cisti mammaria, spesso incute nella paziente, quindi un po' timore nell'impiegare i contraccettivi orali proprio per il rischio, per il timore di sviluppare poi un carcinoma mammario. In realtà noi sappiamo che un minimo di rischio legato all'impiego del contraccettivo stesso, indipendentemente dalla patologia mammaria benigna, c'è, ma è bassissimo, come si può vedere nella meta-analisi di tutti questi studi, quindi un rischio relativo di 1.07 nella meta-analisi di 54 studi dell'Oxford Study del 96, che impiegava in realtà preparazioni appunto a dosaggi molto più elevati rispetto ai preparati attuali, perché sono studi molto molto datati, e con una riduzione però del rischio con il passare degli anni dalla sospensione stessa, fino quasi ad annullarsi a 10 anni dall'utilizzo. Una meta-analisi più recente, che quella di Zhu del 2012, che includeva 13 studi, ha visto un aumento non significativo del rischio di carcinoma mammario negli ever users rispetto ai never users. Tuttavia, nell'analisi dose response si è visto che vi è un aumento significativo, seppur lieve, sempre 1,07, in coloro che impiegavano il contraccettivo per lungo tempo, quindi con ogni 5 anni di impiego un aumento del rischio del 7%. Vediamo ora qual è invece l'impatto della terapia ormonale sostitutiva sempre sulla patologia mammaria benigna. Anche qui gli studi sono pochi, sono abbastanza contraddittori tra loro. Alcuni hanno visto un aumento dell'incidenza di patologia mammaria benigna e tutti quanti comunque non vedono un effetto così deleterio, ad esempio nell'impiego in coloro che invece già hanno una patologia mammaria in corso benigna. Quindi si è visto in alcuni studi, ad esempio, ingrandimento delle alcune cisti preesistenti, piuttosto che lieve crescita di fibroadenomi. Questi sono un po' gli studi, come vedete sono molto molto datati. In questo studio, ad esempio, del 99, su 1130 pazienti in menopausa, era più frequente vedere cisti mammarie in coloro che impiegavano terapia ormonale rispetto a coloro che non l'avevano. In questo studio canadese su 56.000 donne si è visto come la terapia ormonale sostitutiva possa aumentare lievemente, soprattutto se impiegata per lungo tempo, per più di 8 anni, la patologia mammaria proliferativa, quindi con un hazard ratio di 1,7.
In questo studio dei dati del VHI, nei combinati estrogeni coniugati equini e medrossiprogesterone acetato, l'impiego di questo preparato determinava anch'esso un aumento del rischio di 1,74, ma il rischio era confinato soltanto alla patologia benigna mammaria senza atipia, con un rischio doppio rispetto alla popolazione generale. In uno studio parallelo invece condotto in donne isterectomizzate, quindi con impiego di soli estrogeni coniugati equini, il dato era analogo, quindi vi era un rischio doppio di patologia mammaria benigna, sempre però un rischio correlato soltanto alla patologia proliferativa senza atipia di 2,30. Anche qui le pazienti che hanno patologia mammaria benigna o per il timore dello stesso hanno spesso riluttanza nell'impiego della terapia ormonale sostitutiva, e non soltanto per questo motivo. Sappiamo che purtroppo è ancora poco diffusa in Italia l'impiego della terapia ormonale. Noi sappiamo dai dati del VHI che vi è questo lieve incremento di rischio di carcinoma mammario dell'1,26, ma soprattutto per i preparati contenenti sia estrogeni che progestinici. Sappiamo anche che nel braccio con soli estrogeni il rischio è addirittura ridotto, quindi un hazard ratio di 0,77. Tuttavia, in una sottoanalisi dello studio VHI, andando a analizzare anche la presenza di patologia benigna mammaria e la familiarità, si è visto che la minore incidenza di carcinoma della mammella nel gruppo soli estrogeni era ristretto al gruppo di donne che non avevano la patologia benigna mammaria o la storia familiare, perché in queste vi era comunque, impiegando soltanto estrogeni, un rischio relativo di 1,2, quindi un lieve incremento come nei preparati estroprogestinici. Infine ci siamo chiesti cosa si possa fare quindi in una donna che invece abbia una patologia benigna mammaria, soprattutto quelle proliferative con atipia, quindi principalmente iperplasia adduttale atipica o lobulare atipica. Sono stati effettuati diversi studi di chemioprevenzione, non soltanto in questo sottogruppo di pazienti, ma anche in pazienti con altre patologie. Si è visto che farmaci come il tamoxifene, piuttosto che anche il raloxifene, inibitori dell'aromatasi, come exemestane o anastrozolo, possono ridurre significativamente il rischio di tumore della mammella dal 41 al 79%. Tuttavia, benché vi sia un ottimo rapporto rischio-beneficio nell'effettuare questo trattamento, nella pratica clinica è raramente effettuato. Un po' perché noi non lo prescriviamo e un po' perché la paziente poi è timorata e non lo effettua. In particolare si era visto in questo studio come le pazienti in realtà non si sentivano sufficientemente informate a riguardo, o comunque temevano effetti collaterali, che possono anche esservi, come con il tamoxifene, oppure perché comunque non avevano capito abbastanza quale fosse il loro rischio, quindi che con un'iperplasia duttale atipica il rischio sia comunque un pochino più aumentato nel poter sviluppare un carcinoma mammario. Quindi in conclusione, possiamo rassicurare i nostri pazienti: le patologie più frequenti, quindi le lesioni non proliferative della mammella e fibroadenomi, non determinano un rischio aumentato di carcinoma mammario. Le lesioni proliferative senza atipia lo aumentano, ma di poco. Lesioni invece proliferative con atipia vanno tenute in considerazione, va prescritta sempre la mammografia annuale dopo l'intervento chirurgico, e soprattutto attenzione alla densità mammaria, che è sicuramente un fattore importante considerare quando abbiamo una paziente davanti. I contraccettivi orali quindi riducono significativamente l'incidenza delle lesioni mammarie benigne non proliferative e di quelle proliferative ma senza atipia, l'impiego invece della terapia ormonale sostitutiva a lungo termine sembra determinare un lieve aumento di incidenza delle lesioni mammarie benigne, anch'esse di quelle senza atipia. Vi ringrazio per l'attenzione.